want to be a fighter? This is how. Amanti della lotta senza quartiere, gioite perché è arrivato UFC 2010 e con lui la lega più amata delle discipline marziali miste, i lottatori più famosi e appunto sei discipline che vanno dal wrestling alla Muay Thai. Ecco finalmente la videorecensione di Multiplayer.it per andare a fare a botte da orbi con cognizione di causa. Tale of the tape for this heavyweight collision. And now with our official introductions, Bruce Buffer. È sempre il team Yuke, gli stessi di WWE SmackDown vs Raw, ad occuparsi di questo UFC Undisputed 2010, una vera garanzia. Il gioco mantiene le caratteristiche salienti del precedente capitolo, ma al contempo ne espande la struttura e cerca di rendere le cose più facili anche per chi si avvicina la prima volta a questo tipo di prodotto. UFC Undisputed 2010 presenta diverse novità all'apparenza minime ma molto importanti, a partire dai menu, finalmente più semplici e veloci da gestire rispetto a quelli lenti e scomodi dell'edizione 2009. Le modalità di gioco disponibili sono sostanzialmente quelle tradizionali, come per esempio esibizione, le sfide classiche che hanno fatto la storia della UFC, ben 15 di base, o altre legate all'organizzazione di un torneo fino a 16 combattenti, di un evento, oppure quella denominata corsa al titolo che permette di cimentarsi in una serie di incontri tramite i quali arrivare alla cintura. Round 1 is underway. Joe, what do you think's going through the mind of Josh Koscheck coming into this fight? He's coming off a big win in his last appearance. Yeah, I think he has a real good chance of making it. A spiccare fra tutte le modalità di gioco è senza ombra di dubbio quella chiamata carriera. Quest'ultima, meglio strutturata rispetto alla versione 2009, vede il giocatore guidare sapientemente il lottatore preferito nella sua difficile scalata verso la vetta della classifica per il titolo di campione del mondo della categoria che si è scelto di affrontare. I miglioramenti sono piuttosto evidenti a partire dalla gestione degli sponsor, che appare più coerente, dalla possibilità di cambiare classe come accade del resto nell'UFC reale e dalla gestione dell'allenamento e degli incontri. I want you to stay focused and loose, you understand? Throw everything like you mean it, not like you're a maniac. You need to be ready to go hard all three rounds. Si possono scegliere lottatori reali fra gli oltre 100 presenti nei vari roster della UFC, ognuno dei quali fedelmente ricostruito nelle sembianze e nel modo di combattere, come Georges St-Pierre, esperto di karate, wrestling, box e attuale campione della categoria dei pesi welter, o quella dei pesi massimi Brock Lesnar, ex lottatore della WWE. È possibile comunque creare da zero il proprio lottatore grazie al completo editor messo ancora una volta a disposizione dagli utenti e per gli sviluppatori e che in questa edizione offre maggiori opzioni rispetto all'anno passato, specialmente per la presenza di una quantità superiore di tecniche di lotta selezionabili e assegnabili, come ad esempio il karate o la lotta greco-romana. La creazione del personaggio in sostanza richiede molta più attenzione e impegno del solito. 9 mosse possono poi essere apprese dal combattente facendo pratica nelle fasi di allenamento. Non bisogna però dimenticare di farlo riposare alla bisogna, visto che l'alternanza fra incontri, allenamenti e pause è un elemento fondamentale del gioco, perché con l'aumentare dell'età dell'atleta nel corso delle stagioni e l'incremento eventuale della stanchezza, i parametri tecnici dello stesso possono subire drastici cali. In and out. Light on your toes. You hear me? He is a tremendous amateur wrestler, a gigantic super athlete of a man, and for the people who only think that he's a fake wrestler. Quando ci si trova sul ring, i tipi di attacco che possono essere eseguiti dai vari lottatori prevedono pugni e calci alti e bassi, i clinch, prese in posizione retta nelle quali è possibile colpire con ginocchiate e gomitate gli avversari, la possibilità di spingere e tenerli fermi contro le limitazioni del ring e le immancabili e spesso cruciali sottomissioni. Queste ultime prevedono la possibilità, quando la posizione lo permette, di colpire più volte l'avversario allo scopo di farlo cedere per troppo dolore o di schienarlo, mentre questi a sua volta può cercare allo stesso tempo di cambiare posizione e quindi mettersi in vantaggio. Gli incontri si evolvono sempre in maniera credibile e non è possibile vincere o semplicemente cimentarsi in un corpo a corpo premendo a caso i bottoni del pad. Spesso i match si risolvono rapidamente con una serie di prese azzeccate o con un potente primo calcio in faccia, altre volte possono durare parecchio grazie alle abilità tattiche dei contendenti.
Il tutto funziona con una precisa risposta ai comandi che risultano comunque maggiormente diversificati rispetto al passato e molto più ricchi, vista l'aggiunta di parecchie nuove mosse e animazioni. E la cosa si traduce in scontri più appaganti per i giocatori, con match sempre avvincenti e soprattutto mai scontati. Permangono ancora dei difetti come quelli inerenti a alcune gesta della CPU, che talvolta irrita con schivate doppie effettuate senza passare dalla posizione originale, oppure subito dopo aver dato un colpo a vuoto, ma è nulla in confronto alle note positive. Victor Belfort. Dal punto di vista prettamente estetico, il titolo THQ si conferma su ottimi livelli e con un livello generale di dettaglio superiore rispetto al recente passato. Più mosse, animazioni e particolari che valorizzano l'insieme grazie a un motore grafico molto convincente che restituisce una sensazione di grande realismo senza affliggere più di tanto il frame rate. Gli atleti, anche i meno famosi, sono realizzati con cura con molti poligoni e tocchi di classi, come il sudore che gli cola sul corpo o le escoriazioni visibili sulla pelle a seguito delle botte ricevute. Molto belle anche le nuove arene aggiunte quest'anno, come il GM Place o il The O2. Perfetto il comparto audio, con cronaca dei match, effetti sul ring e musiche degne delle migliori produzioni del genere. Big elbow. UFC Undisputed 2010 riprende la base della versione 2009 di cui mantiene le caratteristiche principali, migliorandole e in alcuni punti modificandole per rendere la struttura più fluida e completa. Nonostante qualche semplificazione, il titolo THQ rimane in linea di massima un prodotto indirizzato principalmente a un pubblico di veri appassionati di arti marziali miste e a coloro che amano cimentarsi in simulazioni complesse.